al primo posto c'è una richiesta forte, drammatica, lancinante di lavoro. Noi abbiamo deciso, CGIL e UIL, di indire lo sciopero generale perché riteniamo che le politiche economiche, sociali e del lavoro del governo Renzi siano profondamente sbagliate ed ingiuste. Il Jobs Act non costruisce le ragioni di unità, costruisce ragioni di diseguaglianza. Il precariato a Catania è presentissimo. In tutti i call center, dove ci sono circa 9.000 addetti, abbiamo circa il 50% con contratti precari. Lavoratrice di un call center, Visant Next, realtà di Catania. Ci occupiamo della commessa FastWeb, quindi gestiamo i servizi FastWeb come assistenza al cliente in preattivazione post. Le condizioni di lavoro del call center sono condizioni purtroppo di precariato, e non tanto per noi ma anche per delle realtà vicine, molto vicine a noi. In ogni caso è un ambiente di lavoro che sta diventando molto molto instabile a causa appunto delle delocalizzazioni. Albania, in maggior parte, comunque i paesi dell'est, dove a paragone un lavoratore costa in Italia 17 euro l'ora più o meno, lì siamo sul costo di 3-4 euro l'ora. Non abbiamo nessuna sicurezza, anche noi che lavoriamo nelle grosse multinazionali. Tu per esempio dove lavori? Eni. Il contratto a tempo indeterminato non è anacronistico, il problema è di avere le tutele nel mondo del lavoro, che oggi il Job Act sicuramente non riesce a dare ai giovani. Registriamo ancora una volta che lo Sblocca Italia si ferma tutto al più a Napoli o non arriva nemmeno in Calabria. La nostra azienda sta vivendo delle grosse difficoltà e delle anomalie tutte nostre. Praticamente abbiamo il costo dell'energia che è alle stelle più alto rispetto al resto dell'Italia, sta penalizzando la nostra azienda. Da noi stiamo lavorando con la riduzione del 40%, un gruppo di lavori è messo fuori a 0 ore e se la situazione non cambia, non ci sarà una controtendenza, c'è la possibilità che l'azienda possa anche chiudere. Oggi noi siamo circa 210 dipendenti diretti, più l'indotto saremmo sulle 350 persone. È un'azienda che è dagli anni 50 che si trova qua nel nostro territorio, quindi un'azienda che ha fatto la storia di Catania. Ed è un peccato. I lavoratori dell'Eni, dell'Enel, delle ferrovie, cioè tutte le ex aziende di Stato, le attuali aziende di Stato, adesso sono molti, molti di meno. Perché lo Stato, mentre dice ai privati di investire al sud, non fa alcun investimento, anzi sposta le proprie direzioni. Ancora la gente non ha capito che non è compito del sindacato protestare e scioperare, ma è compito di tutti i cittadini, perché sicuramente sopra i palazzi ci saranno ancora disoccupati, gente che non arriva a fine mese con la pensione, gente che è in attesa di lavoro e un mare di ragazzi che hanno perso ogni speranza, che non cercano né lavoro, né occupazione, né niente. Sono questi che devono iniziare a scendere per difendere i loro diritti.